Intanto qui siamo a Megara Eblea, vicino a quelli che sono i resti dell'antico porto di Megara Eblea, città greca fondata intorno al 730 avanti Cristo dai coloni di Megara. Scelsero questo posto perché era bellissimo, tra due fiumi, il Cantara che è alle mie spalle e il San Gusmano che è dall'altra parte del promontorio. Quest'acqua ha dissetato non solo i coloni greci, ma anche gli abitanti di Augusta fino ai primi anni del 1900. Questa stessa acqua, 50 anni dopo, nel 1950, è stato il motivo per cui è stata realizzata la prima raffineria, la Esso. Allora si chiamava Raseon, l'iniziativa era di Moratti, il quale comprò in Texas una vecchia raffineria, la smontò a pezzi e la rimontò qui. Arrivò il miracolo economico, una terra che viveva di agricoltura, di pesca, di artigianato, si trasforma in una nuova realtà industriale, il riscatto per migliaia di persone che trovano occupazione prima nella Raseon e poi nella Montedison e nelle altre industrie, nelle altre raffinerie che qui sorgono nei vent'anni successivi, una disgrazia per quelli che non hanno partecipato all'avventura dell'industrializzazione e che oggi sono le vittime di una situazione di degrado assoluto che riguarda le acque dei fiumi, che non ci sono più, le acque del mare sporche ed inquinate, l'aria intossicata dai fumi delle aziende, i suoli contaminati dai milioni di tonnellate di rifiuti che sono stati abbandonati da parte delle aziende. Lo stabilimento Eternit sorge su un'area di circa 80.000 metri quadrati. 10.000 sono occupate dal capannone che vediamo alle nostre spalle, che era il capannone dove avveniva la lavorazione principale. E gli altri 70.000 metri quadrati di area sono quelle che vediamo tutta qua intorno. Da tutti gli atti che abbiamo acquisito nel corso degli anni, sequestrato, eccetera, è risultato che la Eternit non ha smaltito un grammo di rifiuto contenente amianto in qualsiasi ditta autorizzata. Ufficialmente l'unico tipo di rifiuto che smaltiva l'Eternit erano le carte degli uffici, quindi tutto quello che loro hanno prodotto come rifiuto l'hanno seppellito qua dentro. Qui l'azienda è fallita, ci sono stati, se non ricordo male, 18 rinvii a giudizio. E il processo credo che sia tuttora in corso, comunque dovrebbe essere alle battute finali. Il reato comunque più grave che fu contestato, se non ricordo male, è stato l'omissione dolosa di cautele appunto nei confronti degli operai che erano a contatto con queste fibre e che erano stati tenuti all'oscuro della pericolosità di questo materiale. Ecco, come potete vedere ancora all'interno di questo capannone ci sono dei sacchi di amianto rotti e sappiamo a cosa serve questo amianto, a fare bene alla popolazione che respira aria in questa zona. E di questi ce ne saranno almeno un 10 tonnellate messi sottoterra all'angolo là sotto, alla fine dello stabilimento. Questo è l'amianto blu che praticamente è quello il più dannoso di tutti, in quanto ha delle fibre in ferro
che praticamente inalandole vanno a finire negli alveoli polmonari ed essendo ferro si arrugginiscono facilmente ed ecco che sopravviene la malattia dell'asbestosi polmonare. Ma questa in effetti era proprio la zona di scarico di tutti i materiali di risulta e tutti gli scarti di produzione che venivano fatti all'interno dello stabilimento. Ho avuto modo di incontrare parecchi dei dirigenti, degli amministratori delegati che ai tempi comandavano all'interno dello stabilimento, perché ci sono state le cause in corso per il risarcimento danni, eccetera. Beh, veda, non abbiamo avuto nemmeno il modo di parlarci e forse nemmeno lo sguardo si è incrociato, perché vedere quelle persone che sapevano a cosa si andasse incontro e non averci avvisati e messi sull'alto, perché veda, all'inizio quando noi siamo entrati allo stabilimento, posti di lavoro nel Siracusano ce n'erano a caterva, ce n'erano tantissimi, motivo per cui se c'era la possibilità di scegliere non si sceglieva uno stabilimento dove si è sicuri di morire, si andava in altri posti. Dopo aver lavorato per 34 anni all'interno dello stabilimento ne ho visti soffrire e morire tanti. Purtroppo veda la nostra malattia, perché anch'io sono minato in questo senso, la nostra malattia è di un'incubazione lentissima, si parla di 25-30 anni, questa è anche questione di fisico, penso. E vedere soffrire sia l'ammalato e che il familiare che ci sta accanto, mi crede, è una cosa indescrivibile, perché vedete, non ci sono cure. Quindi l'ammalato sa che non ha possibilità di risvegliarsi di questa malattia e in effetti tutte le malattie, tutti gli amici e i colleghi che ho visto morire sono morti in un modo penoso, perché gente robustissima, gente che in gioventù era 1,80 m, si è ridotta come un bambino dell'Africa, pelle e ossa, e non si riconosceva più. E questa era la fine, e questa è la fine che facciamo la maggior parte di noi. Io ho scoperto di avere la malattia professionale perché in effetti salendo le scale mi accorgevo che il fiato andava a regredire. E io nel 93 ho fatto la domanda di invalidità, malattia professionale. E mi è stata accordata 10 anni dopo. Cioè adesso. Sono le ultime immagini di una Sicilia che va scomparendo. Sono immagini di ieri, immagini della Sicilia un po' oleografica, immobile nel tempo. Sono il ricordo delle sue tradizioni, dei suoi costumi, del suo modo di vivere antico di secoli. Non è più questa la realtà della Sicilia. Questi sono ricordi. Presto diventeranno leggenda. La Sicilia di oggi ha sincronizzato il suo tempo sull'orologio del progresso. La nostra inchiesta vuole sottolineare appunto i caposaldi di questo mutamento fondamentale. La prima immagine della nuova Sicilia ci viene incontro dalla raffineria di Augusta. È il più grande e il più moderno impianto per la produzione di lubrificanti esistente in Europa, uno tra i più grandi del mondo. Qui la Rasium prevede una produzione di 232.000 tonnellate l'anno di oli base industriali e selettivi. Circa la metà degli oli base andranno al mercato interno, il resto sarà esportato nell'Europa e nel bacino del Mediterraneo. Allora, se partiamo da Siracusa andiamo verso Catania, troviamo prima la Erg Petroli. A seguire ci abbiamo la ISAB Energy e di fronte all'ISAB Energy c'è la Cogema ex Sardamag, impianto di lavorazione del magnesio. E seguiamo, andiamo ancora un po' più avanti e c'è l'Enel, la centrale termoelettrica che in questi giorni è in fase di ristrutturazione e di avviamento del nuovo impianto. Subito dopo abbiamo il petrolchimico, cosiddetto petrolchimico di Priolo, che è la ex Sincat, adesso Enichem e Polimeri Europa, e adesso che è stata comprata in parte dalla Dow. In fondo abbiamo la Agip Petroli, che in questi giorni è stata acquisita anche questa dalla Erg Petroli, e andando avanti c'è la cementeria di Augusta e poi abbiamo la Esso raffineria e la Sasol, un altro impianto chimico. Cioè qui ci sono ben quattro raffinerie di petrolio
più 3 centrali elettriche e altri impianti vari chimici per produzioni petrolchimiche. Le raffinerie, non scordiamocelo, si sono insediate qua perché qua c'è una grandissima falda acquifera e se noi la danneggiamo, a parte che loro non avrebbero più una delle materie prime gratis, perché a questo momento ce l'hanno gratis, ci tengo a sottolinearlo, che loro non vogliono cambiare, non vogliono prendere l'acqua depurata proprio perché questa è gratis e quella la dovrebbero pagare. A me mi è successo il 23 di febbraio del 2002. Mettendo in marcia la pompa, apro il rubinetto e mi scevo acqua nera. E poi sono trovati i vigili, sono trovati i pompieri, sono trovati quelli dell'ARPA, autobotti subito mettendo pompe e tirando sta benzina, benzina. Questa è la benzina che usciva di qua del pozzo. Il pozzo è questo qua e usciva questa qua. Questa è la formalità perché c'è la distanza che la benzina galleggiava, diciamo, nel pozzo. L'acqua era al fondo e di sopra c'era la benzina. Poi di sopra era tutta benzina così. Benzina purissima. Il mare di Augusta io l'ho visto cambiare colore da quando ero piccolo ad oggi. Il mare di Augusta Tommasi di Lampedusa lo descriveva color pavone, vale a dire un mare splendido. Io invece l'ho visto poco trasparente, poi l'acqua è diventata color caffè latte, poi sono cominciate a emergere le tonnellate di pesci morti, le morie dei pesci degli anni 70, poi ci sono stati divieti di balneazione, divieti di pesca, è stata distrutta l'economia dell'estrazione del sale perché ormai il mare era inquinato, è stata distrutta la pesca. Tutte le attività marinare di Augusta praticamente sono pressoché sparite. I risultati sono che quando si parla di Augusta, di Priolo, di Melilli, c'è un'equazione. Augusta, Priolo, Melilli uguale inquinamento.
Circa un anno fa presentai un progetto di monitoraggio marino costiero al comune di Melilli. In estate del 2002 ho iniziato a fare i primi campionamenti a mare riguardanti prelievi di acqua, sedimento e organismi marini, quali appunto i briozoi, che sono degli organismi marini animali bentonici, cioè attaccati al substrato, i quali, essendo poco mobili, purtroppo registrano tutte le variazioni che succedono nell'ambiente. Per quanto riguarda le analisi effettuate al sedimento, si sono riscontrate elevatissime concentrazioni di metalli pesanti, in particolare il mercurio. Il mercurio è il più tossico fra i metalli pesanti che si accumula nel sedimento, anche se si diluisce nell'acqua, è una di quelle sostanze che purtroppo non è biodegradabile. Abbiamo individuato una stazione di campionamento dove nel giro di 3 mesi sono state riscontrate concentrazioni elevatissime di mercurio, addirittura 22 volte oltre il limite consentito dalla legge. È stato accertato che lo produce l'impianto clorosoda dell'Enichem. Sì, l'indagine è partita da una serie di denunce fatte dai cittadini di Priolo, allarmati dalla presenza di una vasta area rossa nel tratto di mare antistante lo stabilimento Enichem di Priolo. Nei sedimenti marini di quel tratto di mare sono state riscontrate presenze elevate di metalli pesanti, tra cui il mercurio, il cadmio, il piombo e altri metalli che in natura non dovrebbero esserci. Concentrazioni elevate sono state riscontrate pure nei pesci e questo pone interrogativi seri su quella che è stata ed è l'evoluzione della catena alimentare. Sotto questo aspetto vi è attualmente un'indagine parallela finalizzata a fare chiarezza su quello che è il numero delle malformazioni neonatali che nel triangolo Priolo Melilli Augusta è rispetto al dato nazionale sensibilmente superiore. Per quanto l'indagine abbia assunto nei mezzi di informazione la connotazione di un'indagine sui rifiuti contenenti mercurio, in realtà l'indagine è molto più estesa e ha accertato indizi gravi che indirizzano una gestione illecita non soltanto di rifiuti contenenti mercurio, ma anche dei rifiuti generati da tutti gli altri impianti dello stabilimento industriale. Ho lavorato pure agli aromatici. Gli aromatici sono pieni di benzolo, zullolo, icchisolole. Alle fermate c'erano fiumi interi che scaricavano sui palloni della neve e altre discariche che andavano a finire tutto il pontile. Nessuno se ne curava di queste cose qua. Sono tutti i serbatoi del DL, il reparto DL, che erano molte cancerogene e mai nessuno si è curato di dire ma come mai li state sotterrando qua questi serbatoi? Perché era molto economico, perché non valeva la pena bonificarli. No. Ora io ho mio nepotino qua, dice mio nonno mi porta al mare, ma che mare che ti devo fare vedere nonno? Vuole la canna da pesca, vuole andare a pescare. Ma lo posso prendere, solo in giro lo posso prendere, guarda. Però lo so da quei tempi quando ci ho lavorato io là, si stava sempre con la paura sotto il sedere, perché da un momento all'altro scoppiava la cella. Quando scoppiava la cella poi producevano anche idrogeno, facevano un botto che non veniva mai. E là bisogna produrre. E basta.
Ed ecco quindi eliminata almeno in parte una delle piaghe più dolorose dell'isola, l'emigrazione. I siciliani incominciano a trovare lavoro in casa e non è più un lavoro pesantissimo il loro. I braccianti sono diventati operai. Accanto alle raffinerie nascono continuamente nuove fonti di lavoro. Lo spettro dell'emigrazione, della disoccupazione, della sottooccupazione si allontana sempre più. Nelle città sorgono nuove scuole. Ecco l'Istituto Tecnico Industriale di Augusta, dove i ragazzi si preparano ad un domani di gran lunga migliore di quello affrontato dai loro genitori. Sono rimasto affascinato dal progresso che ha fatto la civiltà e siccome questo progresso è avvenuto per mezzo delle industrie, appunto per questo ho scelto l'Istituto Industriale, perché così si può trovare anche un impiego più facilmente ed è una professione che credo io frutterà un po' di più. Nuovi fabbricati sostituiscono le vecchie e sbilenche casette dei pescatori e chi lavora ha un guadagno stabile che gli consente di portare ogni settimana i suoi risparmi in banca. Si sentono più sicuri adesso. La vita non è più per tutti loro una preoccupante avventura. Nelle campagne dell'interno qualcuno lavora ancora oggi con i vecchi sistemi, ma ora sembrano avulsi dal tempo, sono figure anacronistiche nella Sicilia di oggi. Il vero volto dell'isola è questo, fervore d'opere ovunque, uomini e donne che si avviano verso un lavoro sicuro per un domani sereno. Perché nel 1980, a seguito di questa, diciamo, di questa denuncia che io faccio e che viene presa in grossa considerazione dal pretore, il quale mette sotto inchiesta tutti, a seguito di questa denuncia il pretore mi commissiona un'indagine sulle cause di morte. Sulle cause di morte. Cosa viene fuori da questa indagine sulle cause di morte? Che c'è un notevole incremento della mortalità per tumore, ma questa mortalità interessa quasi esclusivamente gli uomini, interessa principalmente il tumore del polmone. Per esempio nel decennio 50-60 la percentuale era il 9,1 della mortalità per tumore del polmone, si sale al 36,7 nel decennio 70-80. Chiaramente questo mi spinge praticamente a scrivere e mettere per scritto al pretore che sicuramente la causa è da ricercare in fattori professionali, da esposizione legata al lavoro all'interno delle industrie. Certo, il pretore mette tutto sotto inchiesta, fa un processo, ma poi la cosa finisce lì. Viene promesso che partirà un depuratore consortile che in effetti nell'85 parte, però insieme al depuratore consortile parte pure il pretore che rompeva l'anima e che aveva cominciato in effetti a sistemare le cose. Va via, proprio trasferito a 1200 km di distanza a Verona, viene mandato via proprio letteralmente, promosso e mandato via. Avere un bambino ad Augusta è un grosso problema, perché si deve pensare prima di tutto se una donna ce la farà a portare avanti una gravidanza e dopo se il bambino nascerà normale. Jonathan è nato 19 anni fa all'ospedale di Augusta con una malformazione cardiaca molto grave. È stato operato a 3 anni in Francia, poiché in Italia non si facevano ancora questi interventi. Non si sapeva la riuscita dell'intervento e tuttora non si sa come vanno questi interventi. E quindi non so quale problematiche potrebbero nascere in seguito. So semplicemente che questo evento ha cambiato la mia vita. Sono diventata una persona molto ansiosa rispetto alle cose che mi accadono e ho sempre la paura della perdita reale di mio figlio. Allora, non è facile stabilire una correlazione, una causa effetto con le industrie. Chiaramente dopo 20 anni di osservazioni, dopo 20 anni e passa di dati, si è riusciti a dimostrare per esempio che a parte l'aumento dei nati con malformazioni che nel 2000 per esempio è riuscito a toccare punte, la punta del 5,6% contro il 2,10% della media regionale, si è riusciti a dimostrare che l'aumento della malformazione era relativo solo a 3 tipi di malformazioni: le malformazioni cardiache, la malformazione dell'apparato urogenitale e di quelle dell'apparato digerente.
Per esempio, per quanto riguarda per esempio, l'apparato urogenitale, si è visto che sono in relazione con i pesticidi. Guarda caso, la Matteson fa tutte le basi dei pesticidi. Come per esempio mi si dice dai tecnici che hanno condotto l'indagine che le malformazioni cardiache che riguardano quasi esclusivamente i difetti del setto interventricolare siano da mettere in relazione con un eccessivo aumento della quantità di piombo che è presente nella nostra zona. Non solo, ma l'aumento che dicevo poco prima dei tumori del polmone è da mettere sicuramente in relazione a un uso smodato di metalli pesanti come per esempio il cromo, che è per eccellenza un metallo pesante che crea i tumori del polmone. E quindi si è riuscito nell'arco degli anni, studiando e tenendo tutto sotto controllo, non è stata una cosa facile. Oggi si è riuscito a stabilire un rapporto di causa effetto. Mi hanno considerato un folle scatenato che portava un terrorista ecologico, sono stato definito un terrorista ecologico, questo dice tutto. In questa zona gli incidenti vengono minimizzati o non dichiarati per una sorta di ricatto occupazionale che ormai vige da tempo. C'è meglio morire di cancro che di fame. Se chiudono le fabbriche qui saremo senza futuro. Questo che cosa vuol dire? Che praticamente la gente si è fatta la convinzione che l'unica forma di lavoro che qui si può portare avanti è questa. Anche gli stessi operai sono resti a parlare o a denunciare di quello che avviene. I familiari stessi, quelli colpiti dalla morte per cancro o la nascita dei bambini malformati, hanno paura, perché se fino a questo momento hanno un posto di lavoro, in qualche modo hanno il cosiddetto pane da mangiare, non riescono però a capire su quale prezzo di sangue si fonda questo lavoro o questo apparente benessere. Il clorosodo è un impianto molto nocivo. Fino a quando è in marcia nessuno ci si ostina tutti quanti a dire che va bene, che c'è qualche piccolo problema, ma che nonostante tutto si può risolvere. Quando chiuderà io sono convinto, ne siamo convinti in tanti, che si scopriranno dei nessi di causalità tra quella produzione nociva, clorosoda, e le morti per tumore di molti operai. Se le cose non cambiano, non è soltanto questione perché la gente non le vuole fare cambiare, ma c'è anche chi ha delle precise responsabilità per non fare cambiare le cose. Negli anni 70, quando si decise di installare la raffineria ISAB, che è questa qua dietro, della Erg Petroli, si scoprirono in quel momento che furono date tangenti un po' così a larga mano, un po' dappertutto. Purtroppo a seguito di quelle tangenti che si scoprirono nessuno ha pagato. Quello che temiamo adesso è la stessa cosa. Adesso il magistrato magari scopre parecchie connivenze per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti e poi alla fine questo non porterà a niente. Magari si troveranno degli escamotaggi per non farla pagare a nessuno. E sono 5. Questa mattina in prefettura a Siracusa il sindaco di Priolo Massimo Toppi ha detto che i suoi tecnici hanno individuato un nuovo pozzo di acqua inquinato. È il 5° dopo quello di Contrada Mortigli e i 3 di Contrada San Francesco. Ma quello di stamani, nel quale è stata trovata la presenza di idrocarburi volatili, è in assoluto il più vicino al centro abitato. È a poche decine di metri dal comune di Priolo. Ma dalla procura fanno sapere che forse è stata individuata la fonte
inquinante. Sarebbe, come ipotizzato da subito, un serbatoio di stoccaggio che sta per essere svuotato dei 15.000 metri cubi di prodotto semilavorato che contiene. Nessuna indicazione sulla società del polo petrolchimico che ne è proprietaria, ma sarebbero già pronti alcuni avvisi di garanzia. Mi viene in mente Minamata, 1973, il mercurio, i tonni e i pescatori giapponesi che subiscono il danno di quel mercurio mangiato insieme con il tonno. Sono passati 30 anni, a Minamata l'impianto è stato riconvertito eliminando il mercurio, da noi quell'impianto continua a funzionare in quel modo, emettendo e sporcando di mercurio tutto l'ambiente. A Minamata il proprietario dell'azienda si butta a terra davanti ai pescatori e chiede scusa. Qui nessuno finora ha chiesto scusa per un malformato, per un morto di cancro, per chi si è beccato la fibra dell'amianto. Ma tutto il parco serbatoi che sta sotto Priolo, dove ci sono i serbatoi di butano, propilene e altri prodotti, nonché l'ammoniaca, che è uno dei prodotti che causa, in caso di incidente, causa la morte nel raggio di 800 metri e l'intossicazione grave nel raggio di 4 chilometri. Quelle sono cose che erano emergenze 15 anni fa e ancora dopo 15 anni ce li ritroviamo qua dietro e non sono neanche risolti. Vogliamo risposte certe dal governo, perché il governo in questa società Eni interviene come socio azionista maggioritario con il 32%, per cui vogliamo sapere risposte certe di che cosa, qual è la fine di questo territorio. In ogni caso tenderemo in tutti i modi di avere questo territorio ripulito, bonificato, per fare in modo che nel futuro si insedino la piccola e media industria, quella che produce ricadute economiche ed occupazionali, visto che dai 20.000 lavoratori degli anni 80 c'è stata una regressione e siamo oggi nell'ordine di 6.000-6.500 dipendenti come forza lavoro di tutta questa zona industriale, tra diretto e indotto. Impianti per rimetterli a posto, avrebbero bisogno tanti di quei soldi che non lo faranno mai. Tutte queste metalle pesanti ci vogliono centinaia di anni prima che si inertizzano. Queste andranno via, lasceranno tutto. Questi costi sociali chi si piglia? Chi si ricarica? Si ricarica lo Stato che non c'ha i quattrini per fare questa cosa, oppure lasciamo tutto qua e per centinaia di anni la gente continuerà a morire sempre di tumori, lasceranno i bambini con le malformazioni. Che problematica che c'è. Il tutto perché? Per permettere a sta gente di fare quello che hanno voluto, perché si può fare la chimica verde. La chimica verde esiste, ci sono abbattitori di fumi, abbattitori di polveri, ci sono dei depuratori per cui non si butta niente nell'ambiente, ci sono i sistemi di inertizzazione di tutti i residui, insomma, si può lavorare pulito. Costa. Se si rispettasse la normativa sull'inquinamento atmosferico, se si rispettasse la normativa in tema di gestione dei rifiuti e se si rispettasse la normativa posta a tutela delle acque, credo che non dovrebbero derivare effetti nocivi per l'ambiente. C'è da dire anche un'altra cosa, che più alcuni impianti sono stati chiusi proprio per allontanare un po' questi impianti dal centro abitato. Però il fatto grave è che le case si sono avvicinate agli impianti, ad esempio la scuola
nuova del paese, che è accanto al comune, è a 80 metri dall'impianto della Multigas. Oltretutto una scuola non è una cosa di poco conto, una scuola elementare e materna addirittura. Questa battaglia va continuata, non importa quanti siamo, e questa battaglia la continuo anche in forza di una mia particolare situazione. Io non sono un soggetto ricattabile. Se fossi un operaio, probabilmente certe cose le potrei raccontare in famiglia, ma non le potrei denunciare, perché sicuramente potrei andare incontro a delle ritorsioni. Se fosse un amministratore, qualcuno potrebbe dire che l'amministratore, il politico, da certi ambienti potrebbe ricavarne dei guadagni, finanziamento di una campagna elettorale, un posto di sottopotere, e facendo il prete, facendo l'insegnante, ho potuto parlare liberamente di questi argomenti. Perché nessuno mi poteva dire: lei di queste cose non ne può parlare, e nessuno può dire che questi argomenti non sono argomenti di natura religiosa o morale. Morire di cancro non è una morte naturale. Morire di cancro si può considerare benissimo una forma di omicidio, perché quando consapevolmente si avvelena il mare, si avvelena l'aria, si costringe la gente a respirare aria inquinata, a mangiare pesce inquinato, e poi accadono di queste cose, ecco perché le responsabilità non vanno seppellite insieme ai morti. Io ne parlo come di una strage di Stato, perché quando lo Stato non interviene di fronte a questa carneficina quotidiana, lo Stato da che parte sta? L'articolo 32 della Costituzione dice che la Repubblica tutela la salute dei cittadini, addirittura favorisce cure gratuite agli indigenti. Qui ho conosciuto tante persone che, dopo aver lavorato una vita, hanno speso i loro risparmi per andare a fare i viaggi della speranza. Tante persone di Augusta stranamente non si conoscevano, all'ospedale di Parigi, al centro oncologico. 250 camini che emettono notte e giorno non sono indifferenti. Tutti questi serbatoi, 210 serbatoi all'AGIP Petroli, più quelli della ERG, cioè sono mine che da un momento all'altro potrebbero saltare in aria e causare incidenti gravissimi. Cioè non capita mai, il sindacato, le aziende, non capita mai un incidente in questa zona perché è impossibile, noi siamo, controlliamo tutto. Ma se capita anche una volta, qua e succede quello che si teme, che dagli impianti ne scoppia uno e quindi a catena scoppia qualche altro, qua veramente abbiamo il disastro. Chernobyl insegna, non è mai scoppiato, però quella volta è scoppiato e è successa la catastrofe qua in tutta Europa. A ciò si aggiunga che in questi giorni si parla anche della riforma dell'avvocatura dello Stato, cioè lo Stato non avrà più una propria avvocatura, la quale interverrà nei processi penali che riguardano tante cose, ma anche le questioni ambientali, ma solo in sede civile. Se passa questo stravolgimento, lo Stato resterà a guardare dalla finestra chi ha commesso i guasti, chi ha causato la morte e la malattia di migliaia di persone, e non interverrà neppure a chiedere i danni.
fucile che dalla spiaggia di Augusta permette il carico del petrolio direttamente sulle navi è lungo 1 chilometro. Ed eccolo un'altra volta il nostro picciotto. Ha ammirato stupito il nuovo paesaggio. Il nonno brontola perché gli hanno tagliato le viti e parecchi alberi, tra cui qualche olivo antico piantato dai saraceni. Ma lui è soddisfatto perché vede ed osserva con l'occhio della nuova generazione che non ama più soltanto la tradizione e la pace dei campi. Ma questo chilometro di speranza può rappresentare un simbolo, un ponte tra il passato e l'avvenire che porti il nostro paese attraverso il lavoro a nuove vie di benessere e di progresso.